Buonasera a tutti, benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Un grossissimo benvenuto agli ospiti di questa sera. Li vedete qua? Guardate che trio abbiamo qua! Tre fantastici autori. Abbiamo con noi Alessandro Verselli, Gianluca Morozzi e Danilo Masotti. Benvenuti! Benvenuti ad Autori ai Domiciliari. Ciao, bentrovati. Benvenuti. Grazie, è un piacere, un onore avervi qui con noi questa sera. Scusate, partiamo già bene senza voce. Sia Danilo che Gianluca che Alessandro sono in collegamento da Bologna. Allora, partiamo subito. Partiamo da Verselli. Alessandro, come va? Siamo qua, cioè, in Morotti vicinissime, quindi stiamo trasgredendo tutte quelle che sono le regole della pandemia, cioè nessuna mascherina, nessun distanziamento sociale, quindi se, in realtà sembriamo due negazionisti, ma non è così. La telecamera è lì. È semplicemente che la telecamera ci lascia uno spazio ridottissimo, quindi stiamo condividendo un'intimità meravigliosa. Incredibile, sì. A me piace anche molto, devo dire, questo contatto fisico con... Ti piace, diciamo che siete una bella coppia, veramente. Siete una bellissima coppia, complimenti. Avevamo bisogno, è stata una giornata perfetto. Volevamo avere una parola di conforto. Bene, ci sta, infatti io ve la do subito. E senti un po', Gianluca, a te come va? Va bene, ho la coprifuoco a mezzanotte anziché alle 11, tra poco togliere del tutto, potrò andare a bere fino a tarda ora, che è la mia vita abituale, andare a bere fino alle 4 di notte. Sono un po' un animale notturno o un animale basta, posso farlo finalmente, siamo qua. Va bene, dai. Cominciamo... Già, possiamo dire siamo ottimisti, io comincio ad essere ottimista. Danilo, come ti va? Da Dio, sono reduce da un'operazione a una scapola, a una clavicola, sono qua bloccato in casa e purtroppo non posso uscire insieme a Morozzi fino a mezzanotte, mi sarei accontentato. Però diciamo che va molto bene, sto facendo in questo periodo che stiamo uscendo dal Covid, io sto rivivendo un'esperienza simil Covid, stando chiuso in casa. Vabbè, dai, l'importante come si suol dire è poterla raccontare, quindi va bene, dai. Va bene così, diciamo che va proprio bene così. Benissimo, io darò il benvenuto ai miei tre graditissimi autori, come sempre ad Autori ai Domiciliari, quindi leggendo un estratto dal libro, ultimo libro pubblicato. In questo caso abbiamo questo bellissimo libro qui, Tre uomini in branda, già il titolo dice tutto, quindi signori miei, preparate. Inforco i miei occhiali, perché ormai da ultra cinquantenne non ci vedo da qui a lì, quindi occhiali. E partiamo. Da Tre uomini in branda, di Danilo Masotti, Gianluca Morozzi e Alessandro Verselli. Da 5 contro 1, di Danilo Masotti. Noi tre. Danilo. L'esame di terza media è stato più facile del previsto e ho preso buono. Mi sarebbe bastato un onestissimo sufficiente, ma la commissione è stata talmente entusiasta del mio esame che, a sorpresa, ha deciso di darmi buono. Una cordiale via di mezzo fra sufficiente e distinto. E devo dire che ci può stare, anzi, meglio così. Gianluca invece ha rimediato distinto, che è quello che meritava, anche se sua madre dice che sono stati stronzi, che avrebbero dovuto dargli ottimo. Ma vabbè, sua madre ha sempre sopravvalutato quel fighettino del figlio, la cui unica imperdonabile colpa rimarrà quella di essere riuscito a farmi iscrivere a ragioneria.
per il resto non ho altro da aggiungere. Altro. Scusa Danilo, come mai questa infelice scelta di iscriverti a un istituto tecnico commerciale, visto che te con i numeri, i calcoli e la matematica in generale non hai mai avuto molto a che fare? Perché, dicelo, why? Ma così sono quelle imposizioni genitoriali che più o meno tutti, cioè, ok, devono subire. Okay. A me è toccata infatti, quella. È toccata quello. E infatti Danilo risponde. Grazie per avermi fatto questa domanda. A questo punto non posso che rivelarti la top 5 delle principali motivazioni che mi hanno spinto a iscrivermi all'Istituto Tecnico Commerciale. È vicino a dove abito. Non è in centro. Ci sono le classi miste. Ci va Gianluca Morozzi e Gianluca Morozzi è il mio miglior amico. È chiaro che queste sono le prime motivazioni che mi vengono in mente, le uniche che in un certo modo possano giustificare la mia innaturale iscrizione a ragioneria invece che al liceo artistico o all'istituto d'arte. E poi c'era mio padre, che preferiva prendessi un diploma che mi permettesse di andare a lavorare il più presto possibile. E credo che non sia un dettaglio da poco. Altro che università, altro che il DAMS con tutti quei drogati. Fine. Gianluca, in seconda media, mi voleva ammazzare. Un anno di merda, veramente. Mi svegliavo, facevo colazione, mi avvicinavo alla finestra, guardavo giù in strada e pensavo, adesso mi butto. Andavo avanti così per tutto il giorno, senza tregua, fino ad arrivare a sera, sfinito. L'unico momento di pace era quando mi infilavo sotto le coperte e finalmente mi addormentavo. Il giorno dopo, da capo, come prima. Terribile. Se non avete mai sofferto di depressione, non potete capire quello che ho appena scritto, come non potete immaginare la difficoltà a studiare, la fatica a concentrarsi, i problemi coi professori, le tensioni e le incomprensioni coi genitori, l'inappetenza, il cibo vomitato, le tonsilliti, la fila dal dottore, le cure ricostituenti. Vi giuro che non ero mai stato così male, fino a che non ho conosciuto Gianluca e sua mamma. Baby pensionata, ex maestra delle elementari, che ci aiutava a fare i compiti e sono tornato a vivere. In quel periodo passavo tutti i pomeriggi nel loro appartamento e rimanevo lì fino alle 6:30, 7 di sera, per poi tornare in autobus a casa. La mamma di Gianluca, per noi, era una specie di allenatore, veramente una grande. Paziente, sapiente, a tratti severa. Ogni pomeriggio si sedeva a tavola insieme a noi e ci aiutava a fare i compiti. Era così brava che addirittura ci aveva insegnato un metodo di studio. E i risultati non tardarono ad arrivare. Gianluca era molto più bravo di me, diciamo che era più paraculo e più che altro riusciva a tenere a bada quel demone ben noto a tanti ragazzi delle medie, la vivacità. Io proprio non ce la facevo. Tutti i professori ripetevano la stessa solfa. Suo figlio è furbo, molto. Suo figlio fa confusione durante la lezione, non riesce a stare fermo, disturba, non sta attento, pensa ad altro, fa battute fuori luogo. È un vero peccato perché Danilo non è uno stupido, anzi è molto intelligente. Se suo figlio si applicasse di più, otterrebbe risultati decisamente migliori. Suo figlio è troppo vivace. Ma come si fa a non essere vivace alle medie? Sarà un mio limite, ma per me non è possibile essere come molti dei compagni di classe, un esercito di giovani vecchi, soldatini con le Clarks blu, meri esecutori di ordini, burattini che non fanno mai niente di sbagliato, cittadini modello di un mondo castrante fatta a loro immagine e somiglianza. Cazzame! Come avrei potuto sopravvivere a tutto questo se non avessi incontrato Alessandro. Alessandro Berselli, detto Ale, fu bocciato in seconda media insieme ad altri tre.
un ciccionazzo della bassa Italia, un teppista, una tipa con due tette enormi che pare la desse a tutti. L'arrivo di questi quattro debosciati fu qualcosa di paragonabile a un terremoto e è inutile dire che gli assetti della classe cambiarono di brutto, ovviamente in peggio. Ale era il chitarrista e cantante dei Silverfuckers, band panchettona che provava due volte alla settimana. Erano bravi i Silverfuckers e mi piacevano molto. Oltre alle cover di Clash, Police, Damn, Sex Pistols, scrivevano pezzi loro in italiano, brani molto violenti, tutti scritti con le K. Sperma sprecato, scaccolami, figa destroi, poni il pene sul pane e vecchi di merda. Pensate che ogni mercoledì e venerdì salivo in sella sulla bici da cross scassata e pedalavo per seguire le prove dei Silverfuckers, la band più amata da noi ragazzi, ma non dalla prof di musica più cattiva di Bologna. Ma chi ti crede di essere, biondino? Vola ben basso. Non sai leggere le note sullo spartito, non sai le note di Fra Martino, non sai suonare il flauto, non vai a tempo. E vieni qui a raccontarmi la panzana che va in giro per Bologna a fare i concerti. Ma va là, studia ben musica invece di fare il fenomeno con quel ciuffo lì. Vuoi essere bocciato un'altra volta? Da L'uomo logico di Gianluca Morozzi. Liscio e liquido. Buongiorno, sono Simon Mist. Non esisto davvero, non in carne e ossa. Sono il protagonista di una serie a fumetti che vende un considerevole numero di copie. Mi avrete visto di certo in edicola. Ma non siamo qui per parlare di me, siamo qui per Larry Lancia. Come ogni personaggio fittizio, sono stato creato da qualcuno e nella fattispecie da Lorenzo Lancia, detto Larry, colui che scrive tutte le mie storie da 30 anni o giù di lì, mentre il suo amico Mino Mazzarri le disegna. Ora, a Larry Lancia sono successe delle cose singolari ultimamente, così singolari che uno scribacchino, alcolizzato, nerd, erotomane, tifoso sfegatato di una squadra che non vince uno scudetto dal 64, ecco, questo tizio mezzo calvo gli ha dedicato una serie di romanzi. Dovevano essere tre e invece saranno quattro e due sono già usciti, L'uomo liscio e L'uomo liquido. Il mio compito qui è farne un piccolo, limitatissimo riassunto. Dunque, come cominciare? I romanzetti in questione saltabeccano tra il passato e il presente, da un'interminabile storia d'amore intermittente tra Larry e una certa Fiore fino ai giorni nostri. Ma per Larry e Fiore dovrete aspettare il terzo libro. Quel che è successo nel presente, invece, è che Larry ha perso il pene. Non ridete, anche i testicoli ha perduto, per colpa di una malattia rarissima, la sindrome di Pipic. Questi utili orpelli virili sono rientrati nel corpo. C'è una terapia iniettiva che può curare la sindrome, ma ci impiegherà un anno e mezzo. Larry Lancia, al momento del traumatico accidente, aveva una fidanzata convivente, Clara, vari amanti, varie spasimanti, in trepida attesa. Fiore, sempre ad aleggiare nella sua mente, nel suo cuore. E cosa ha fatto quello scemo? Si è ritirato in un monastero per un anno e mezzo? Ma che? Non ha detto niente a nessuno e si è arrangiato, ha improvvisato. In qualche modo, incredibile, è riuscito a fare bella figura. Come? Lo ha scritto quello là, il calvo erotomane, che pur avendo un pene di miserabili dimensioni, ancora ne dispone, a quanto pare. Ha anche delle fidanzatine carine, chissà come fa, boh, per me le droga, oppure le ricatta.
Comunque, il segreto di Larry, se non ho fatto male i conti, lo conoscono in due. Lo conosce suo fratello, quello che lo sta curando, e lo conosce una bella chitarrista di nome Elettra, lievemente pazza, convinta di essersi reincarnata più volte. Ora vi parlerò di Luna, la sosia di Emma Stone. Larry e Luna si sono conosciuti per un'assurda serie di circostanze. Lui ha molto gradito il suo visetto da Emma Stone e il suo senso dell'umorismo. Lei ha scoperto di avere a che fare con un genio leggendo il mio fumetto. Il suo, vabbè, leggendo Simon Mist. Dopo il primo incontro, Luna è partita per Londra. Si sono ripromessi di rivedersi al suo ritorno. Lei deve anche riportargli una giacca che contiene una busta, ma questo è un dettaglio complicato. Nel frattempo, Larry si è fatto trascinare in un club equivoco. Si è accoppiato in una cabina telefonica con Elettra, come non si sa. È stato quasi ucciso da un'attrice pazza ed è stato lasciato da Clara. Ora Luna è tornata da Londra. Per il seguito, ci vediamo nei fumetti. Da Kevin Motherfucker di Alessandro Berselli. Teorema fondamentale. Ci rivediamo? Chiede. Non lo so. Secondo te dovremmo? Ma secondo me una seconda possibilità non si nega a nessuno. Che equivale a dire non è andata benissimo. Teorema fondamentale della scuola di pensiero Fuck and Go. Non sempre si porta a casa il risultato che ci si è prefissati in partenza. E comunque, ciò premesso, la mia vita erotica nell'età post-puberale è andata ben al di là delle più rosee aspettative. Quando passi la tua adolescenza nella ricerca smodata della perdita della verginità, sei portato a ritenere che il primo esemplare di sesso femminile con il quale riuscirai a congiungerti carnalmente sarà giocoforza, destinata a trasformarsi nella donna della tua vita. E invece, nel mio caso, appena compreso il meccanismo della dinamica dei corpi, ci ho messo un attimo ad aderire al Vangelo dello scopatore seriale, nello specifico collezionismo compulsivo in perenne ricerca di nuove prede, ammicca, scopa e fuggi. Posso dirti che, anche se a letto non sei un granché, hai uno spessore umano davvero notevole. A letto non sei un granché è una frase che dovrebbe essere penalmente perseguita e sanzionata senza indulgenza dal codice penale. Nel mio caso, poi, fa riaffiorare l'autostima zero, la nerditudine che credevo archiviata, le antiche insicurezze. Tanto, diciamocelo, chi se ne frega dello spessore umano? Chi se ne frega dei sentimenti elevati e di essere ineccepibili dal punto di vista morale? Quella che si dice una persona 10 e lode. Io non voglio essere una persona 10 e lode. Io voglio essere l'anticristo che gioca coi sentimenti delle donne, assumendo il ruolo di maschio capobranco. Consideratelo un parziale risarcimento per tutti i patimenti che l'universo femminile mi ha inflitto nei primi 19 anni della mia, fino ad allora, miserevole esistenza, quando non ero altro che un adolescente inadeguato prima di trasformarmi nel vercingetorige del sesso. Adotta uno stronzo. Il mio racconto di adolescenza, sesso e coglionaggine potrebbe concludersi in tanti modi, con il resoconto dettagliato di una romantica cena, con un pruriginoso report di una notte d'amore, sesso bulimico, tra scopamici o folgorante inizio della più strabiliante storia d'amore di tutti i tempi. Oppure, terza ipotesi, con un nulla di fatto. Restiamo così, dai, non roviniamo tutto. Abbiamo neuroni e sinapsi che si interfacciano con un colpo di ciglia, ma sempre meglio non complicare le cose. Continuiamo pure a fidanzarci con individui orrendi, problematici, casi umani, mostri irrisolti, tutto
fuorché stipulare contratti sentimentali con persone che, è evidente, sono nostre anime gemelle calzate, clonate e vestite. Ammettiamolo, siamo bestie strane. Quando abbiamo la fortuna rara di incontrare qualcuno che fa il caso nostro, lo teniamo relegato al ruolo di migliore amico. Ma perché portare la cosa a un livello 2? Ma cazzo no, rischieremo di essere felici. Per quale motivo dovremmo rovinare la nostra esistenza trascorrendola con una persona che ci fa ridere, pensare, commuovere, con un individuo con cui ci piace parlare? Molto meglio goderci i silenzi vuoti, le non condivisioni, le teste di minchia. La vita è troppo breve per buttarla via con qualcuno che ci fa stare bene. Aderiamo alla campagna sociale, adotta uno stronzo, troviamo una persona che con noi non c'entra niente e teniamocela stretta fino alla fine dei nostri giorni. E questo, signori, era solo un breve assaggio di questo strepitoso libro. E adesso andiamo al sodo. Passiamo con la domanda, anzi no, in questo caso le domande di rito di autori ai domiciliari. Partiamo da quello che possiamo considerare un po' il capobranco. Partiamo da Alessandro Berselli, quindi vogliamo scoprire chi è Alessandro Berselli. Alessandro Berselli, parlaci un po' di te. Beh, Alessandro Berselli è un cialtrone innanzitutto, io lo dico sempre, il mio manifesto programmatico, no? La mia dichiarazione esistenziale, che in questo libro tra l'altro si è affiliato con quelle che probabilmente sono altri due monumenti della cialtronaggine felsinea, quindi... Se la domanda successiva era tipo sulla genesi del libro, possiamo dire che effettivamente abbiamo cercato di accomunarci e trovare anime simili. Però tu forse volevi anche una risposta seria a questa domanda. Questa era già abbastanza seria come risposta, premetto. No, la risposta che ti viene, naturale. Quella che ti viene dal cuore. La dichiarazione di cialtronaggine era assolutamente doverosa, ma piace sempre un po' smitizzare le cose. No? In realtà... Berselli, insomma, chi mi conosce lo sa bene, ha un ego spaventoso e un narcisismo oramai quasi patologico. Però devo dire che mi piace anche molto giocare su queste cose, no? Quindi, scrittore sì, come tu sai bene, questo libro nasce da un progetto molto, molto divertente, voleva essere un progetto divertente, ma tutti e tre ci muoviamo su scritture molto diverse, quindi su scritture che a volte giocano con il faceto e più spesso invece giocano anche con quella che è una letteratura un pochino più alta e più importante. Berselli è uno a cui piace molto rimanere all'interno di questi due ambiti, quindi io detesto tutto quello che è gabbia, detesto tutto quello che è in qualche modo clausura, tutto quello che è rimanere imbrigliati all'interno di quelli che possono essere dei paradigmi costituiti, e quindi tutto quello che mi procura divertimento. Quindi c'è il momento Berselli scrittore nero, c'è il momento Berselli scrittore faceto, come dicevo prima, c'è Berselli che si occupa di cinema con il dizionario del cinema Morandini, c'è Berselli che dirige con il mio fido compare, il mio bromancer, come mi ha definito una volta Gianluca. Io ormai ho mutuato questa frase che mi piace moltissimo, direttore di collane, quindi facendo anche scouting su quelli che possono essere gli autori. Mi piace organizzare eventi, mi piace fare presentazioni, mi piace la vita a tutto tondo, quindi in tutti quelli che sono appunto le sue dinamiche diverse, quindi le dinamiche importanti, invece le dinamiche passano interno certo. Più cartone. Benissimo, benissimo. Quindi sei uno che fa un po' di tutto, no? Quindi scrivi, però ti piace anche divertirti e sei sicuramente ami tantissimo quello che fai, giusto? È la vita, no? In fondo, no? È fatta appunto di toni alti, di toni bassi. Io guarda, questa cosa, tra l'altro, la penso non soltanto sulle cose che faccio, ma anche sulle cose che frequento, quindi sulle arti che frequento, no? La letteratura, mi piace la letteratura alta, mi piace la letteratura bassa. Se poi si può definire letteratura bassa, magari quelli che possono essere i prodotti di genere, no? Che spesso vengono relegati a prodotti certo. meno importanti. Stessa cosa con il cinema, stessa cosa con la musica. Davvero, io credo che con più riusciamo ad avere a che fare con registri differenti, sia nelle cose che facciamo, sia nelle cose che invece che pratichiamo come utenti, con più ci si diverte, con più poi si assapora anche la vita davvero a 360 gradi. Sono d'accordo.
D'accordo con te, quindi sei un artista in tantissimi campi diversi. Benissimo, Alessandro. Passiamo a Masotti. Gianluca, chi è? Gianluca? Masotti o Marozzi? No, scusa, scusa, Gianluca Morozzi. Morozzi. No, Gianluca Masotti, vabbè, Ecco, perché non ti vedevo. Oh, sei spuntato. Perfetto, Gianluca, parlaci un po' di te. io sono uno che voleva fare il chitarrista, in realtà, però non ero capace, quindi ho fatto un'altra cosa. Ho sognato per tipo 10 anni il mio meraviglioso esordio, pensando il mio romanzo finalmente uscirà, il giorno che il romanzo uscirà ne parleranno le televisioni, i giornali, ne parleranno un po' tutti. Poi finalmente il mio primo romanzo, Despero, uscì, ed uscì in un giorno stupendo per esordire, che era il 12 settembre 2001, un giorno in cui giornali e televisioni, stranamente, non so come mai, parlavano vagamente di altro, c'era l'esterofilia probabilmente. Mannaggia. E era uno che era convinto che scrivere volesse dire passare notti sveglio, ubriaco, di astenzio, scrivendo fino all'alba, invece la notte poi prima esco, poi dormo, però ho scoperto che il pomeriggio è molto lungo. Quindi sono uno scrittore pomeridiano e pomeriggio, dopo pomeriggio, ho pubblicato 38 romanzi, 250 racconti, o giù di lì. Complimenti, accidempoli. Siccome Complimenti. anch'io, come Alessandro, mi annoio a fare un genere unico, a scrivere solo in un modo, alterno, per cui ogni tanto squarto personaggi, sbudello qualcuno, cavo occhi e tacco facce in qualche tipo di romanzo. Qualche altro romanzo invece metto un uomo senza un pene, una Emma Stone di Casalecchio di Reno, in un ristorante sardo cinese con un calciatore che li perseguita e i Beatles danno consigli sentimentali, perché mi piace anche far ridere quando posso. E continuerò questo doppio filone perché mi diverte molto alternare e non ho vergogna, non, nulla, nulla mi vergogna. Ho usato personaggi come Dracula, come Sherlock Holmes, adesso supereroi a Bologna, tanto non conosco la vergogna in alcun modo, quindi posso fare qualunque cosa con una faccia assolutamente impassibile. Più o meno sono questo. Benissimo. Benissimo, grazie mille Gianluca. Quindi anche tu sei un grande scrittore, un bellissimo personaggio. E Grazie. adesso passiamo a Danilo. Danilo Masotti. Allora, chi è Danilo Masotti? Allora, Danilo Masotti è uno che gli piace fare l'asino di base, quindi sì, sono anche uno scrittore, ma sono stato un cantante, e poi mi piace ogni tanto salire su dei palchi a fare le cose più disparate. Cioè, ad esempio, negli ultimi anni, insieme a un attore di teatro che si chiama Riccardo Paccosi e al suo gruppo, facciamo delle performance abbastanza depresse. Sui vari palchi della città. Il mio target sono i bolognesi e mi piace sottolineare il provincialismo della città in cui vivo. Mi piace far sapere al mondo che, cioè, a chi non vive a Bologna non gli frega niente di Bologna. Questa cosa fa molto innervosire i bolognesi e io ci sguazzo. E questo è il mio ruolo che, come mi ha definito Enrico Brizzi, di agitatore culturale. E quindi io mi diverto molto. Ho scritto molti meno libri di Morozzi, diciamo che sono come sono in gara solo con Berselli, dai, non so, di boh, mi sembra 10 libri, non so, beh. Berselli, quanti ne hai scritti tu? Sì, Più o meno, se 9 più un paio di raccolte di racconti, più quindi no. o meno così. E io però ne ho uno che è un super bestseller, che quello cioè, diciamo che è quello come si può dire? Cioè, è un Sovvenzione. marchio, cioè, dal quale io non posso più uscire, Certo. perché tutti, Masotti ha quello degli Umarels. In realtà ho scritto anche altri 9 libri, però solo Umarels, quindi io vivo un po'
la situazione di Paolo Villaggio con Fantozzi. Ho capito. Paolo Villaggio ha fatto tantissime cose, tutti, Paolo Villaggio, Fantozzi, cioè in realtà ha fatto, cioè tipo Paolo Villaggio ha scritto anche, non so, delle canzoni per De André, cioè, per dire, invece rimarrà sempre Paolo Villaggio, Fantozzi, come sapete. Quindi io, cioè, sono anche contento che sono Danilo Mazzotti, quello degli Umarels. Non faccio mistero che attualmente mi sono anche un po' rotto i maroni degli Umarels, però non posso rinnegare, capito, tutto questo enorme trionfo, e quindi io ci gioco molto, comunque, come senti già dalle mie parole, su queste provocazioni spicciole, per poi fare discutere, e da qui viene il mio ruolo di agitatore culturale. Ho capito, allora abbiamo anche un agitatore culturale. Caspiterina, ragazzi, che serata questa sera, che puntatona di autore domiciliare. Allora, prima di passare alla prossima domanda, vorrei contraccambiare i saluti di coloro che ci stanno seguendo. Abbiamo già ricevuto parecchi saluti, quindi noi contraccambiamo con tutto il nostro affetto i saluti di Sebastiano Quarelli, dice un saluto a tutti e soprattutto al Bers, perché è l'unico che conosco di persona. Vabbè, te lo dico, questo Sebastiano è così. La nostra Sabrina De Bastiani, un grosso bacio, contraccambiamo con tanto affetto, un abbraccione a Sabrina, grazie Sabri. Marco Dalla Casa dice, chi si addormenta prima di voi tre? Io non mi addormento, non lo so, vedremo Marco chi si addormenta prima, cerco di non addormentarmi. Tu, speriamo che di riuscire a tenerti sveglio, Marco. Poi Marinella però. Ballestri, noi accettiamo, io accetto la sfida, ma io non mi addormento. Marinella Ballestri, qualcuno si addormenta. Esatto, facciamo la maratona televisiva. Allora, saluti da Marinella Ballestri, e noi contraccambiamo, dice, la faccia di Mazzotti è tutto un programma. Io la butto lì, cioè ti dicono così Mazzotti, io te lo dico, fortunato. La faccia di Mazzotti è tutto un programma. Annalisa Dal Bagno dice, ma no Berselli, sei umile e generoso, dice. E niente, insomma, umile, quindi noi contraccambiamo i saluti. No, è un altro Berselli, impossibile, non posso essere io. C'è un anche altro secondo... Berselli umile e generoso, io generoso qualche volta, umile sarà un tuo sosa, sarà un tuo gemello da cui sei stato separata alla nascita. Non lo so, Annalisa, non so a chi si riferisca, vabbè. Io te l'ho buttata lì, non sono io che lo dice Annalisa. Passiamo adesso un pochino al cuore dell'intervista, quindi a parlare di questo bel libro qui, di questo capolavoro. Allora, lo chiedo ad Alessandro, che è stato un po', diciamo così, da quello che so, il curatore, quello che ha un po' organizzato la cosa. Allora, ci potresti un pochino parlare della genesi del libro? Come è nato il libro? Beh, devo dire che a me piace moltissimo questa cosa di metà faccia mia e metà di Morozzi. Mi sembra una cosa sì, io infatti vi vedo spuntare un po' l'uno, un po' l'altro, e vabbè, ma perché... È bellissimo che abbiamo questa cosa per tutti. Siamo amici, indissolubili. No, ma è perché allora, avete fatto serata e comparite tutti dallo stesso video, capisci? Allora, vi siete lì messi tutti vicini, non potete... Dovevate stare lontani, ognuno a casa propria, no, dovevate stare lì cipi cipi, e adesso dovete un po' destreggiarvi. Ma beh, sì, insomma, sì. C'è un affetto dietro in questa cosa qua, cioè, lo so, l'ho letto, che cazzo. Fisicità ogni tanto, cioè proprio una cosa, io ogni tanto, cioè, sto una settimana senza vedere Morozzi, ma ci possiamo vedere anche 5 minuti semplicemente per abbracciarci, però davvero c'è proprio... Anche feromoni che si scambiano, proprio una cosa bella. Cioè, ma sì, lo so, l'ho capito. Alessandro. Dopo questa sera sarà tutto diverso. Cioè, sarà un sacco di gente. Guarda che vabbè. Bello che avete fatto outing durante questa diretta. In cui... no, beh, che caspiterino, ho fatto uno scoop micidiale ad autore domiciliari. Accidentoli. Ti volevamo dare che mi segni la data. Era arrivato. Grazie ragazzi, me la segno, me la marco e ve ne ringrazio e cercherò, visto che siamo in mondovisione, la farò girare questa cosa.
voglio dire, allora, Alessandro, noi siamo... Io e Gianluca, gli unici due che comunque ancora non si erano dichiarati, insomma, siamo arrivati anche dopo Gabriele D'Arco, quindi insomma, davvero... Era davvero giunto il momento. Era giunto il momento, si vede. E va bene, allora, ad autore domiciliari. Allora, ma la domanda non era questa, ma la domanda era la genesi del libro. La genesi del libro. La domanda era sì, io sono un po' curiosa, come tutti i nostri ascoltatori, penso, saranno curiosi di sapere un po' come è nato, no, questo libro, la genesi del libro. Come è venuto fuori? Come ti è venuta questa idea? Allora, come tutte le grandi storie, è successo l'8 dicembre. Io ho visto l'Arcangelo Gabriele che mi ha detto tu devi fare un libro che parli di un argomento che non interessa a nessuno, che è il sesso. E devi trovare due pard che ti accompagnino in questa esperienza. E allora io dicevo, effettivamente è vero, cioè un libro che parla di... Cioè, chi ha mai scritto un libro che parla di sesso, fondamentalmente? Sì, infatti. Cioè, sesso è un argomento che fondamentalmente non interessa a nessuno, quindi un argomento molto di nicchia, un argomento spesso anche bistrattato dai media. Quindi, certo, insomma, serviva un libro che in qualche modo definisse il sesso, me lo definisse anche per me, e ci volevano tre persone, quindi oltre a me, che l'elettono, quindi ho avuto la figura che ha avuto la Madonna nel Vangelo, no? Quella di essere comunque stato chiamato in causa comunque da enti superiori, dovevo trovare due persone che fossero in grado di dispensare questo verbo, quindi non soltanto di prendere appunto questo argomento molto relegato ai margini e farlo diventare invece un argomento interessante. E quindi chi meglio di Gianluca Morozzi e Danilo Masotti potevano accompagnarmi in questa storia. E tra l'altro io in questo libro ho fatto una cosa che avevo giurato più volte, anche durante presentazioni, anche quando mi dichiaravo come autore, io sarò uno che non farà mai dei sequel, ho fatto il primo sequel della mia storia, perché il Kevin Motherfucker, che poi splendidamente letto prima, è il sequel di Kama Sutra Kevin, che è un romanzo uscito nel 2017, se non ricordo, no, 2019, boh, non mi ricordo niente, non, la mia biografia per me è una cosa sconosciuta. Prima quando vabbè, detto, lo quando stesso. Ho scritto, ho detto 9, poi li ho contati mentre parlava Masotti, sono 8. Cioè 9 è quello che esce a settembre. E vabbè, ma lo sappiamo che i numeri sono relativi. No, io non mi ricordo i nomi dei personaggi dei miei libri, no? Cioè, mi era capitato una volta durante una lettura, uno che mi ha chiesto, mi chiedeva di un certo Paolo, ma chi è Paolo? Poi guarda che Paolo è il protagonista di un tuo racconto, ho proprio completamente rimosso. No, per cui davvero avevo voglia di scrivere un libro che fosse, allora, trattasse il tema del sesso in modo divertente, ma non solo, perché poi in realtà il libro sembra apparentemente divertente in superficie, però poi c'è tanta roba dentro, no? Perché sono anche dei drammi, cioè c'è il dramma dell'uomo liscio, cioè l'unico uomo come Ken, no? L'unico uomo che conosce donne ed è senza pene, quindi fondamentalmente veramente il dramma umano. C'è il dramma comunque del Kama Sutra, del Kevin, che era stato ai tempi del liceo un adolescente irrisolto, incapace comunque di interagire sessualmente con l'altro sesso e che mi diventa invece, come tu hai detto prima, un vercingetorige della coppola. E poi c'è naturalmente il più grande cantore degli onanisti, che è Danilo Masotti, cioè Danilo Masotti che ha fatto comunque dell'onanismo e della masturbazione quella che forse è la nuova forma di sesso, tra l'altro anticipando poi il sesso durante la pandemia, quando tutti ci siamo masturbati come delle bestie. Ho risposto alla tua domanda. direi che sei stato, Alessandro, sei stato esaustivo. Grazie. Direi che mi hai illuminato. Okay. Sei stato esaustivo. Adesso vorrei passare a Danilo, perché so che è Danilo che si è interessato di questa bellissima copertina. Allora, innanzitutto non abbiamo detto la casa editrice, ma Tre uomini in branda è edita da Pendragon, eh? Casa editrice Pendragon, eccola qua. Allora, Danilo, ci puoi dire qualcosa su questa bellissima copertina? Vi vediamo qui i nostri tre eroi, eccoli qua. Okay. Alessandro, Danilo e Gianluca. Come al solito, come avviene quando si deve decidere una copertina, nessuno ha delle idee, soprattutto l'editore. E in questi casi bisogna sempre stare attenti agli editori, perché ti possono proporre delle copertine che non ti rappresentano. E tu magari sei già stanco, che sei già lì, che sei arrivato in consegna al libro... E magari a quel punto lì tu cedi un classico che non ti rappresenta, però è un classico, hai visto che
l'agitatore culturale che... No, ma hai perfettamente ragione. Guarda, ti capi, in questo momento nessuno ti capisce meglio di me. Così. Procedi, allora, scusa che ti interrompo. Allora, in varie copertine dei miei libri, io mi sono avvalso del mio caro amico Mauro Squiz Davidi, che di professione, oltre a fare il fotografo e a cimentarsi in mille arti, fa il caricaturista, ovvero è un esperto in caricature. E, volevamo però... La faccio vedere, intanto la copertina, la rifaccio vedere un attimo perché è bellissima. Allora ci voleva una caricatura di noi tre, ma però ci voleva un tema forte. Allora, non lo so, io mi sono messo così a cercare delle immagini, non so neanch'io come, però volevo dare quel non so che di gay a questa collaborazione di noi tre. E guarda caso, mi è comparso, non so neanche dirti con quale ricerca, la locandina del film The Dreamers. The Dreamers, dove c'era questa ragazza a letto con altri due ragazzi, film che non ho visto e che non ho neanche intenzione di vedere, perché su Facebook ho visto delle persone che mi stanno sui maroni, che erano molto entusiaste di questo film, e quindi questo è stato un disincentivo. Però il fatto di creare questa copertina, diciamo, ambigua, ho mandato delle immagini a Mauro Davidi e gli ho detto: senti, guarda, fai qualcosa tu con me, Morozzi e Berselli. Allora lui mi ha fatto una domanda molto chiara, ha detto: chi fa la donna? Allora ho detto: faccio io. E così è nata questa copertina. Bellissimo. Tutti quanti. E poi ovviamente, sai, quando l'abbiamo postata le prime volte su Facebook, come ben sai, su Facebook, cioè, tu puoi postare qualsiasi cosa che verrai criticato, qualcuno troverà dei dettagli. Allora hanno cominciato a prenderci in giro trovando delle analogie con le nostre facce, quindi non so, tipo, cos'è che dicevano, a chi vi hanno detto che assomigliavate voi due? Ah, mi hanno detto che sono l'unico vestito decentemente in quella copertina. Sì, aspetta, ora vediamo un attimo come sei conciato, vediamo. Sì, forse sì. avevano detto Elio. È vero. Vagamente sì, hai ragione. Invece Morozzi avevano detto un po'. Chi è che aveva detto? Gianluca sembra un Cristo triste, però. Sì, insomma, Cristo tirato giù dalla croce, sì. Sì, in effetti. E quindi da quest'idea di The Dreamers, Mauro Davide ha tirato fuori questa copertina, che secondo me è veramente, veramente molto bella, e rende comunque le atmosfere che si trovano all'interno del libro. E come, rende veramente. No, io appunto il libro l'ho letto con estremo piacere, mi sono divertita tantissimo. Anche perché appunto da donna ho potuto finalmente avere tutte le prove veramente che il sesso maschile è sicuramente, cioè, vabbè, l'uomo è innanzitutto un eterno bambinone, un eterno adolescente, cioè che noi donne sicuramente, come dice Crozza, arriviamo sempre a una certa, no? Mentre gli uomini arrivano a una certa. Ma no, sto scherzando, non è così, perché allora, innanzitutto il libro dà un bellissimo racconto su quella che è l'adolescenza in generale, in questo caso l'adolescenza maschile. Quindi si parla di tutte quelle che sono le problematiche dei ragazzi, dei ragazzini, cioè l'accettare i cambiamenti, tutte le problematiche poi che sono legate, cioè, al sesso, che è nella testa del ragazzino è importantissimo. E però, diciamo così,
per noi donne è piacevole leggere questo libro, perché in fondo, cioè cosa scopriamo? Che per l'uomo l'amore è fondamentale. Cioè, per l'amore in tutte le sue forme, cioè l'amore eros, cioè erotico, no? Cioè l'amore carnale, che è legato però al sentimento. E in fondo l'uomo, cioè, gira continuamente intorno a una donna, no? Quindi l'uomo non può fare a meno della donna, è questo che ne emerge. L'importanza della donna per l'uomo. E diciamo che è un libro in cui si parla di due tipi d'amore. L'amore per una donna, l'amore, l'eros, cioè che è il motore del mondo, no? E poi un'altra forma di amore, che è un altro amore bellissimo, che è l'amore dell'amicizia. Perché qua nel libro si respira questo valore enorme che è l'amicizia. Il bellissimo rapporto d'amicizia che c'è, no? Tra di voi, e che comunque è quello che nasce di solito quando si è ragazzi, e che poi uno si è un po' fortunato, si è un po', che ha un po' di cervello, riesce a portarselo dietro per tutta la vita. Nonostante poi appunto la vita sia quello che è, ti porta magari uno di qua, uno di là, però l'amicizia resta. Per cui è un libro in cui si parla tantissimo, tantissimo d'amore. E io la penso in questo modo. E secondo me, non so, io l'ho sentita questa cosa lì, perché io mi sono divertita tantissimo, mi sono fatta un mare di risate. E però si capisce che qual è il fulcro dell'esistenza, il bello della vita, il gioco dei ruoli, il gioco delle parti, il maschile e il femminile, cioè il maschile e il femminile che sono complementari. E se si accetta questo gioco, si accetta la vita, e la bellezza della vita sta in questo, no? Perché io, vabbè, l'abbiamo già detto prima, un po' fra noi, cioè che secondo me appunto a livello intellettuale uomini e donne sono uguali, a livello psicologico no, sono molto diversi, e questa è la bellezza, no? Cioè il fatto che gli uomini e le donne siano così diversi e complementari rende la vita così bella. Quindi la vita ruota intorno a questo. Quindi quello che io ho sentito, ho provato leggendo il libro è questa verità. Per questo che io consiglio a tutti coloro che ci stanno seguendo di leggere il libro Tre uomini in branda, perché è bellissimo. È non solo divertente, ma come ha detto anche Alessandro, è un libro che fa pensare. Però pensare, diciamo, ci sono mille spunti, no, che si possono prendere, ci sono mille spunti di discussione, potremmo parlare da quale eternità su questo libro. Però lo si fa sempre, comunque in maniera innanzitutto molto vivace, ironica, e sempre in maniera positiva. E quindi, niente, leggete questo libro perché ne vale veramente la pena. Adesso andiamo avanti con le nostre domande, perché io voglio chiedervi ancora alcune cose. Allora, innanzitutto partiamo da Alessandro, no, rifacciamo un po' il giro che abbiamo fatto prima. Alessandro, innanzitutto, come commenti queste mie impressioni, no? E sulla base, insomma, di questi commenti ci puoi un pochino dire quello che tu, diciamo, hai un po' voluto trasmettere ai tuoi lettori nella parte che hai scritto tu, perché lo specifico, no? Per coloro che ci stanno seguendo, il libro è scritto a sei mani, ogni autore ha scritto una sua parte, per cui il libro è diviso in tre parti, no? Quindi Alessandro, ci puoi un pochino rispondere a queste mie domande? Beh, guarda, allora il libro, quello che dicevo prima, no? Quello che è stata l'idea che ha ispirato poi la cosa, e grazie a Dio anche condivisa poi sia da Morozzi che da Masotti, era di trattare un tema, come tu hai detto, lontano tema del sesso, chiaramente, perché quella era un pochino la base, no? Facciamo già anche il titolo, evoca chiaramente dell'immagine di amor carnale. Però volevano esserci altri temi dentro, che era quello dell'adolescenza, voleva esserci il tema anche della difficoltà di diventare grandi, perché poi, ad esempio, anche sull'adolescenza, no? Che tutti continuiamo sempre a raccontarci questa cosa che è l'adolescenza, l'età più bella del mondo. L'adolescenza è un'età complicatissima, in realtà. Un'età in cui non sei né adulto, ma non sei più bambino. Quindi allora non ti fanno più gli sconti, esatto, quando non sei più bambino, ma nello stesso tempo non ti trattano come se fossi un adulto. Quindi è una realtà molto complicata, perché non interagisci con nessuno. Molto. Non interagisci con gli adulti, ma fai fatica anche a interagire con i tuoi coetanei, soprattutto se sei
magari un personaggio borderline, come spesso sono i personaggi nostri, quindi il mio, il personaggio di Gianluca sicuramente, il personaggio di Danilo. Quindi davvero l'idea voleva essere di divertirsi, perché comunque il libro era nato, e tanto è nato anche in tempi pandemici, e quindi l'idea davvero era di uscire con un libro più leggero rispetto ad altre cose che abbiamo scritto, però nello stesso tempo anche un libro capace di trattare questi temi con la dovuta leggerezza, con il sorriso sulle labbra, però si diventavano anche occasioni, non di ragionamenti, il libro non vuole dare risposte, non è compito della letteratura dare risposte alle cose, però sicuramente un po' ragionare in modo sottile, in modo divertente, divertito su quello che è tutto l'universo che ha a che fare con il sesso e con l'adolescenza, quello sì. Certo, certo. E, la stessa domanda la voglio fare un po' agli altri due. Gianluca, ecco che sei lì che non ti vedo. Puoi anche tempo, Chino, commentare un po' appunto quelle che sono state le mie impressioni, e anche dirci un pochino qualcosina su quella che è stata la tua parte, cioè quello che tu hai scritto nel tuo libro, di cui io ho letto solo un breve estratto. La mia parte ha uno scopo fondamentale, ovvero una dichiarazione d'amore a Emma Stone. Cioè, io sono innamorato di Emma Stone da Amazing Spider-Man 1, probabilmente. Io odio i musical, ho visto anche La La Land al cinema perché c'era Emma Stone, e quindi questo uomo logico è una dichiarazione d'amore alla bellissima e splendida Emma Stone, che forse non sa l'italiano, non lo leggerà ancora. Quando uscirà questo libro in inglese lo leggerà e mi amerà, penso, a sua volta. Però questo mio racconto, oltre a sperare di agganciare la bella Emma Stone, è anche, continua, anche questo è un sequel come quello di Alessandro, cioè segue, come diceva il riassunto di Simon Mist, due romanzi precedenti, sono L'uomo liscio, L'uomo logico e L'uomo liquido, in cui si parla di questa odissea di un uomo che ha perso il pene per una strana malattia, ma ciò nonostante non dice questa cosa a nessuno e continua la sua attività di, come dire, traditore seriale senza dirlo. E in qualche modo assurdo se la sta ancora cavando. È un po' fortunato, devo dire. E come? Un po' fortunato, però per l'inventa anche bene. Se racconta uno scrittore, se l'inventa bene. Assolutamente. E quindi assolutamente. L'uomo logico vuole anche dire quello. Vuole dire che si può trovare il sesso anche in forme alternative, oltre alla classica penetrazione, a quello che conosciamo più o meno abbastanza bene tutti quanti, ci sono delle forme alternative, come scopriremo quando Larry, consigliato dai Beatles, racconterà una storia improbabile, ma ben costruita, alla nostra Luna, socia di Emma Stone, che ha conquistato semplicemente dicendole che Luna ricorda un pezzo dell'Elfiba e non di Gianni Togni. È già qualcosa per una donna che si chiama Luna, secondo me non si sente dire cose sull'oblò, e vedremo cosa accadrà quando finiranno in un letto insieme, accanto lui non potrà mostrare le sue tragiche mutilazioni. Quindi questo non è solo un libro di amori sperati come il mio con Emma Stone, che è improbabile, ma non si può mai saperlo, quindi chissà. Non si sa mai, mai dire mai. Ringraziamo un'altra donna, peraltro, che non abbiamo ancora nominato, ma siccome quando il libro doveva uscire ci mancava un titolo, come spesso capita, e a forza di ribasarci idee c'erano titoli veramente brutti, proprio orrendi, non trovavo un titolo decente neanche a piangere. Poi ho chiamato un attimo la mia fidanzata, che si chiama Serena Scandellari, che salutiamo e la ringraziamo se ci ascolta in questo momento. E salutiamo Serena! Serena, dopo mezzo secondo, ho detto, trovano in branda. Ah, figo, bello, ho chiesto di più agli altri. Mezzo secondo trova il titolo, e quindi ringraziamo anche lei che ha contribuito ampiamente a questo. Certo, ci voleva questo... l'intelligenza superiore femminile, dai, diciamocelo chiaro, Gianluca. Clappete alla prima, ci ha preso, vabbè, non approfondiamo. E adesso passiamo a Danilo, grazie Gianluca, passiamo a Danilo. Stessa domanda. Sì. Io ti ho detto un po' quali sono state le mie impressioni, no? Della la lettura, come commenti un po' le impressioni che io ho descritto, e poi se ci vuoi
dire qualcosa sulla la parte del libro che hai scritto tu. Allora, inizio subito da questo e dico che, cioè, allora, noi ci siamo suddivisi, cioè, quando Alessandro Berselli mi ha proposto di scrivere questo libro, cioè, praticamente mi ha costretto a scriverlo, e mi ha detto, guarda, ti faccio una proposta, non puoi dirmi di no, e a me se non mi dice così, io, cioè, non gli dico di no, e quindi ho detto, va bene. E quindi, dobbiamo scrivere questo libro a... io, te e Moretti a tematica. Allora ci siamo un po' spartiti, diciamo, il sesso, ecco. E allora io ho trovato che nei racconti di Gianluca e Alessandro fosse lacunoso il fatto che non si parlasse di pugnette. Allora sono arrivato io. Attenzione, per non bolognesi. Dall'alto della mia esperienza, e volevo parlare di questo argomento, ma non, cioè, pugnette di persone di 30, 40, 50 anni, ma proprio il pugnetta pride, ecco, ovvero quando tu cominci a trasformarti, il tuo corpo si trasforma. Tu sei non sei neanche un adolescente, sei nella pubertà, e poi sei in questa età difficile che sono le scuole medie, che sono una cosa terrificante, cioè comunque cominci a uscire un po' da quel bozzolino di protezione che comunque erano state le elementari. Certo. Poi qua, poi era molto importante il discorso dell'estate di terza media, che è un'estate che in teoria dovrebbe essere indimenticabile, perché come l'estate poi quando finisce la quinta elementare, che cosa c'è di indimenticabile? Che non hai i compiti, non hai nessun dovere, non devi fare niente, è dell'estate così, da vivere all'aria aperta, così. Allora qua, in tutto questo tripudio di seghe, però, si introduce nel mio racconto una tematica molto pesa, ovvero i pedofili. Nel mio perché, che cosa ho notato? Ho notato che adesso tutte le persone che stanno diventando vecchie tipo me, soprattutto senza figli, sono spesso preoccupate dei figli degli altri, perché stanno in casa tipo a giocare alla PlayStation, non escono, così. Allora invece io ho voluto parlare invece dei pericoli di una volta, di ragazzini che invece erano fuori alla molla e venivano avvicinati da figure losche, come potevano essere dei pedofili. Alcuni innocui, altri no. Però, non voglio spoilerare il mio racconto, però al protagonista del mio racconto, insomma, capita un episodio molto piacevole. In realtà, certo, viene adescato, esatto. Non succede niente, capito? Cioè, di base, non succede niente, però è molto spiacevole. Quindi volevo narrare questo schifo. E, ovviamente, il mio stile è, cioè, magari, capito, sto serio e ti sparo una gran cazzata, capito? E questo è anche il mio stile nei racconti. Ma anche le cose che scrivo, che ti posso scrivere una cosa stupidissima e poi dopo ti faccio magari un altro pezzo all'interno di un racconto, anche semplicemente in un post su Facebook, che ti commuove, uno dice, oh, ma sotto, mi hai fatto piangere. Cioè, nel senso, mi piace stupire, mi piace rimescolare le carte su queste cose qua. E quindi ho voluto cogliere l'occasione di parlare, ok, dell'aspetto delle pugnette, ma anche del sesso malato, il sesso di adulti che si interessano ai bambini. E però fatto non in maniera così di retorica, così, sono anche delle cose nel racconto, anche particolari, schifosi, che fanno anche ridere, però insomma sul riflettere su queste cose qui. E quindi secondo me è stata un'operazione così interessante. La cosa che era molto bella, avevamo delle enormi aspettative su questo libro, soprattutto dal punto di vista della nostra vita sociale. Cioè, ci piaceva molto l'idea di noi tre
di uscire e fare, diciamo, una sorta di tour, che significava andare a incontrare i lettori, raccontare le cose che stiamo raccontando a te adesso e poi fuori a mangiare, bere, divertirsi e certo. fare tardi, così. Ecco, purtroppo questo aspetto qua è venuto a mancare e lo ritarderemo, ma secondo me però, visti gli argomenti che trattiamo in questo libro, noi, cioè come impegno, mi prendo che tipo anche nei prossimi 10 anni ogni tanto andiamo in giro a parlare di questo libro. Poi ognuno di noi, capito, porterà avanti i propri progetti, le proprie cose, così. Però questo è una bella cosa. E a me più piace perché mi, cioè, questa cosa qua comunque, a me ha legato con questi altri due soggetti, capito? Perché io comunque faccio una vita molto, tra virgolette, schiva, è anche schifa, cioè a me non esco molto, cioè, faccio cubi quanto basta in tutto quanto, così. Però poi sono disposto poi a fare della balotta, come diciamo noi, cioè a fare del casino, cioè se coinvolto. Certo. Quindi sono un po' sono fatto un po' così. E quindi comunque adesso, ma anche capito, ma anche il prossimo inverno, capito? Cioè, l'idea tra l'altro era di andare in giro mettendoci tutti e tre nel lettone e presentando un libro in brand, quindi esatto, un bello patrimoniale, bellissimo. Bello questo. E invece, fantastico. E invece siete rimasti fregati. Poi ci siamo trovati in giro, capito? Cioè, tipo, perché poi alla fine ne stiamo facendo comunque delle presentazioni di questo libro, però ci sono delle situazioni, tipo adesso vedi qua, siamo online, su StreamYard, altre volte eravamo in un posto con delle mascherine, un'altra volta. E poi no, c'è un particolare molto, molto divertente, secondo me, che quando è uscito il libro, siamo andati proprio in una libreria, nella libreria Coop Ambasciatori, a presentarlo, e in quell'occasione lì, Mi arrivò qualche settimana dopo l'alert dell'app Immuni, cioè proprio perché era proprio quella volta, l'unica volta che ero riuscito. Fantastico. Così, però vabbè. E quindi secondo me questo libro, non perché l'abbiamo scritto noi tre, ma proprio, cioè, ma merita per conoscere un po' di più me, Gianluca e Alessandro, perché comunque sono tre racconti completamente diversi, sono degli stili completamente diversi, che però hanno in comune una cazzonaggine che secondo me va molto apprezzata. Sono perfettamente convinta, sono d'accordo. Secondo me questo libro potrete presentarlo ancora, ancora, ancora. E purtroppo, Danilo, non è successo solo a voi, nel senso che, cioè, questo casino è successo a tutti, siamo rimasti tutti bloccati, tutti fregati. Però il vostro libro è bellissimo, ed essendo così corale, scritto a 6 mani, sicuramente si presta ad essere presentato. Cioè, quindi io sono ottimista. Sono convinta che lo potrete presentare in futuro, adesso, nei mesi prossimi. Io ne sono convinta, voglio essere ottimista, e poi, cioè, usciremo, no, da tutto questo, e quindi presenterete il libro sul vostro lettone e io partirò da Genova, oppure vi aspetto qua a Genova, magari da Feltri qua a Genova, e verrete a presentarlo qui e io ci sarò. Saluto ancora Gica, che ci è una carissima amica, scrittrice, giornalista genovese. Un grosso bacio a Gica, che ci sta seguendo. E a questi punti io vi devo fare una serie di domande importanti, uno dopo l'altro. Partiamo con Alessandro. Alessandro, hai dei progetti? Ora, cosa vuole in pentola? La domanda che esatto. Quando ti testano i tuoi personaggi, progetti per il futuro. Allora, sì, progetto per il futuro. Allora, il libro nuovo esce il 23 settembre, quindi si chiamerà Liceo. Bene, ottimo. Nell'alveo quello principale, quindi comunque un noir, sempre con, insomma, un po' le dinamiche fuori dagli schemi, perché, insomma, come tu ben sai, non tratto di commissari, non tratto di investigatori, quindi sono sempre certo, noir, certo. Forma.
Certo, infatti io ti aspetto qua l'autore ai domiciliari, noi siamo già d'accordo, e poi aspetterò anche gli altri due compari, prima o poi arriveranno. Ma noi siamo ben felici di essere nel tuo salotto, anzi ti prendiamo anche con noi nel lettone, se vuoi, quando andiamo in tour. Possiamo fare anche tre uomini e una donna in branda, se vuoi. Possiamo estendere sempre. Guarda, io un pensierino ce lo farò. Pensaci, te lo prometto, ci farò un pensierino, ti farò sapere. Perfetto. Per cui non spoilerò niente sulla trama, però, perché stiamo ancora, no, non spoilerare niente. No, cose, no, no. Però ti dico in anteprima, ed è la prima volta che lo dico in una situazione pubblica, perché comunque il titolo, come tu sai, spesso è l'ultima cosa che viene definita con l'editore, il titolo è Il Liceo. 23 Fantastico. Settembre, sempre Elliot come editore. Compleanno di Springsteen. Compleanno di Springsteen, mi suggerisce Gianluca. Quindi, va bene, lo segno sul calendario, segniamocelo tutti, signori che ci state seguendo, signori e signore, 23 settembre, uscita del libro prossimo di Alessandro Berselli. Stessa domanda a Morozzi. Gianluca, hai dei progetti? Cosa stai combinando? L'8 luglio esce un mio romanzo per ragazzi, che è il secondo di una trilogia. Benissimo. Di 13 anni, che si chiamerà Quadrofinia Girl, ovvero Ultranoidi volume 2, e il prossimo anno uscirà il secondo libro della mia serie sul detective libraio Vilo Vulcano, è uscito Prisma quest'anno, che è il primo romanzo, e uscirà il prossimo. Ho due fumetti che stanno nascendo dai miei romanzi, forse una cosa non parliamo adesso, ma forse un film, insomma. Sto scrivendo un sacco di cose. Bene, ottimo, fantastico. Quindi un sacco di cose. Bravo, grande Gianluca. Danilo, bene. Cosa stai combinando? Allora, io adesso stavo guardando su Wikipedia altre cose interessanti del 23 settembre e segnalo che nel 1943 è nata la Repubblica di Salò e nel 2002 è nato Mozilla Firefox. E nel 1968 è morto Padre Pio. Ecco, queste sono altre cose importanti che te le puoi giocare. Grazie per avercelo ricordato, un libro segreto in uscita, direi per le feste di Natale, anche e quindi niente, perché bisogna vendere tanto, allora abbiamo deciso col mio editore, sempre Antonio Bagnoli Pendagon, Natale. E poi io prima della pandemia avevo già consegnato un libro che parlava dei fasti del turismo a Bologna, quindi aspetto un attimo che si riprenda il turismo a Bologna e quello lì potrebbe uscire anche più avanti, così, perché quello era un libro molto, sì, molto divertente, che ovviamente con lo stile dell'agitatore culturale prende per il culo il turismo a Bologna, capito? Allora bisogna aspettare un attimo che tutto torni, certo, uguale a prima, ma un po' peggio, ecco come sarà. Va bene, stiamo a vedere. Allora, siamo tutti curiosi di rileggere i vostri prossimi libri, vedere il film, se uscirà, insomma, un sacco di cose bollono in pentola. Adesso vi faccio una domanda unica per tutti, perché noi vogliamo sapere dove si può acquistare questo bellissimo libro che io faccio ancora vedere qua, Tre uomini in branda, di Berselli, Masotti, Morozzi, edizioni Pendragon, eccolo qua. Dove lo possiamo acquistare e dove vi possiamo trovare sui social? Acquistare in libreria, direi. Libreria? Libreria, ok. Online, riordinando, illuminaci di immenso. Sì. E poi social, io sono su Facebook, su Instagram, idem, il mio nome e cognome, quindi mi trovi facilmente. Non ho Twitter, non ho TikTok, però quello, sì, resto ce l'ho. Va bene. Masotti, va bene, ok. Allora faccio io un escursus generale. Sempre Umarels, Danilo Masotti, e mi trovate. Benissimo, allora potete trovare facilissimamente, acquistare il libro Tre uomini in branda di Berselli, Masotti e Morozzi
su tutte le librerie, quindi spezziamo una lancia per le librerie indipendenti, ma lo possiamo trovare anche su tutti i grossi circuiti, su tutti gli store online e presumo anche sul sito dell'editore Pendragon, cercando l'editore. E troverete i nostri, il nostro trio, i nostri tre uomini in branda, Berselli, Masotti, Morozzi, su Facebook, su Instagram, e mandate domande, mandate recensioni, perché tutti e tre saranno ben contenti di riceverne, perché come dico io sempre, si scrive per se stessi, ma si scrive per essere letti, quindi tutti ci tengono ad avere un feedback dai propri lettori, soprattutto adesso che ne veniamo da un periodo di reclusione, per cui cercate, andate a chiedere tutto quello che volete ai nostri tre autori che saranno ben contenti di rispondere. A questi punti noi siamo giunti al termine della nostra chiacchierata. Io spero che sia stata piacevole. Io me la sono goduta tantissimo. Per me è stata una chiacchierata piacevolissima. Quindi io ringrazio, parto da tutti i saluti, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, tutti coloro che ci hanno mandato i saluti, ringrazio anticipatamente tutti coloro che ci seguiranno in differita, che di solito sono tanti. Vi do l'appuntamento ad Autori Domiciliari domani con Francesco Brunetti, poeta e narratore, l'orario canonico, quindi domani, mercoledì 9 giugno alle ore 18, e poi ci sarà un altro speciale l'11 giugno, ore 18, con Nicola Verde, che è un giallista storico un po' particolare. E ringrazio adesso, ringrazio i miei tre uomini in branda. Ringrazio Alessandro Berselli, Gianluca Morozzi e Danilo Masotti. Vi mando un bacione, un abbraccione stretto, stretto da Genova. Spero che ci sia presto e mandiamo, vabbè, un bacio ad Emma Stone, ma sì, dai. Emma Stone, se ci stai seguendo, mi raccomando, ricordati di Gianluca che ti ama tanto, quindi fai un'opera buona, magari, ecco, mandagli una lettera, due righe, così ecco, ti amo Morozzi, vedi tu Emma Stone, ecco, vabbè. Adesso vediamo un attimo se lo tocchiamo, dai. Vabbè, sei stato chiaro, sei stato chiaro. Secondo me Maston se l'è scritto, vedrai che ti scrive. E poi un bacione grossissimo a Danilo Masotti, mi raccomando Danilo, forza e niente, in gamba. Quindi ragazzi, grazie di tutto, grazie per essere stati con noi e niente, alla prossima. Ciao cara, ciao. Ciao, 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 ciao a tutti.